Al nostro microfono, coach di Biella Carrea. Coach, buongiorno, grazie per la sua disponibilità. Buongiorno E coach, la domanda è semplice e immediata. Reggio e Biella non dovevano essere certo in quella posizione in classifica e quindi alla luce dell'attuale situazione, che idea si fa lei di questo incontro e come può valutare la classifica delle due squadre? tutti. Ma io sono abituato a guardare in casa mia, per cui una valutazione sulla classifica di Reggio non la voglio fare. Credo che per quanto riguarda la nostra posizione di classifica ci sia sicuramente da osservare la mancanza di alcuni punti, ma allo stesso tempo razionalmente è opportuno anche soffermarsi sul fatto che comunque eravamo consapevoli che il campionato che ci aspettava era un campionato tosto in cui avremmo dovuto giocare con l'obiettivo chiaro della salvezza. Questo è una cosa che qui a Biella abbiamo detto dalla fase estiva e abbiamo continuato a ripetere sempre con grande convinzione. Quindi quando uno gioca per salvarsi deve mettere anche in conto che ci possano essere strisce di sconfitte. Pensiamo che sicuramente ai nostri punti manchino almeno due risultati che era giusto ottenere e non siamo riusciti a farlo, e quindi a questo dobbiamo rimediare andando a punti il più presto possibile. Sì, allora io cambio il termine, non le chiedo la valutazione, le dico, è sorpreso di quello che è la situazione in casa Viola in questo momento? Le parlo dei Io punti. credo che da osservatore di questa lega è evidente che, sembra evidente che insomma, il roster costruito in estate aveva legittime ambizioni che immagino in questo momento il tifoso non veda concretizzare, però quelle che sono le dinamiche interne sono sempre da osservare con discrezione quando si è lontani e quando non si può essere a conoscenza di tutto quello che capita. Credo che tutti a Reggio, dallo staff ai giocatori, passando per la piazza, in questo momento avessero aspettative differenti e credo che tutti saranno pronti e disposti a spendersi per arrivare dove era l'ambizione iniziale. Ecco, che partita prevede dunque tra un Biella giovane che vuole assolutamente salvare il campionato, che ha consapevolezza, e una Viola che vuole uscire dai problemi? Esattamente una partita tra due ultime che due gruppi di giocatori che sono ultimi in classifica in due piazze che chiaramente hanno grande aspettativa e grande ambizione perché sono due piazze storiche della pallacanestro italiana e quindi mi aspetto una partita dove al campo non verrà lasciato nulla di intentato. Questo sarà sicuramente il nostro atteggiamento e questo sono anche l'atteggiamento dei giocatori di Reggio Calabria, quindi da questo punto di vista in una cornice di pubblico che mi aspetto estremamente calda ed emotivamente coinvolta e questo può che essere un appuntamento a cui chi fa questo mestiere deve arrivare con la giusta freddezza, la giusta carica, la giusta voglia di uscire vincitore. Comunque una partita estremamente complicata, come sarebbe in ogni caso tra due ultime in classifica, ma ancora di più se queste due ultime si chiamano Biella Reggio Calabria. Ecco, concludo, coach, con un ricordo che forse lei ha, forse lei non ha perché è giovane. Le dico che l'unica volta in cui Biella ha perso a Reggio Calabria, mentre Reggio Calabria ha vinto 3 volte a Biella, stranamente quindi meglio a Biella che a Reggio la Viola, è un incontro del 14 aprile 2002, non so lei dove fosse in quella data. In cui la Viola Reggio Calabria batté la Lauretana Biella con un punteggio storico 108 a 107, ma questo lo dico solo per una chicca storico-statistica che tutto Eh sommato fa beh, sempre piacere conoscere. certo, sempre interessante parlare di quello Sì, che è erano stato in e A1 le chiaramente, squadre, quindi un bel oggi contesto. chiaramente è un contesto estremamente diverso, E certo, è certo. passano, questi ricordi sono l'espressione massima di quella che è la storia, la gloriosa storia di entrambi i Ok, grazie coach.